Allora, casa. Di qualcosa, Raffaella. Allora, però sappiate, se c'è qualcuno che mi vuole insultare, l'acqua ce l'ho, ragazzi, guardate qua. No, ho preso la cannuccia dal ferramenta. Beh, tu ci scherzi, questa qua tira su 2 litri. Eh? Sì, è per rubare la benzina, io l'ho fatta per... Questa qua tira su 2 litri all'ora. Sa di vaselina, è orrendo. Adesso pensate ai vasi comunicanti. Adesso che cos'è il vasi comunicante? Adesso rimani qua, va bene. Che arsura Sanremo, ragazzi. Io una secchezza delle fauci così. E tu ridi, guarda come ridi. Io non l'ho mai provato, ma tu non hai idea, una roba incredibile. Sai che c'era, sai che nei fogliettini c'è scritto, no? Provoca tensione, provoca secchezza delle fauci. Io mi sono sempre chiesto, ma che cazzo è la secchezza delle fauci? 10 giorni fa a Sanremo l'ho scoperto. Sono dovuto andare fino a Sanremo per capirlo. Ero senza parole, ragazzi, tutti a dire, Crozza ha mostrato il lato umano. Ma Crozza è umano? Ma dai. Ora, voi non avete idea, Sanremo di suo è già un luogo dove in quinta ti viene... Cioè, io ho bevuto 9 litri, Cioè, prima di entrare in scena a Sanremo c'era il mio agente che piangeva, cioè, Maurizio, c'è a Sanremo, stai calmo. C'era l'assistente del studio che dice, mi raccomando, stendi lì. Chiunque passa ti dice, c'è una tensione mostruosa. Io appena sono entrato, sono rimasto senza parole. Sono uscito e hanno iniziato a urlare, basta, vai a casa, pirla, basta con la politica. Ma come basta con la politica? Mi avete chiamato per quello. E ho pensato, cazzo, io ho 40 minuti tutto sulla politica. E cosa faccio adesso? Ma scusa, è come se tu chiamassi un imbianchino che ti imbianca la casa. Arriva tua moglie e dice, sì, sì, la imbianchi, ma senza pittura. Io che cazzo faccio? Ma non avete idea, ragazzi, è un incubo. Il giorno dopo, tutti a dire perché Crozza ha sbagliato la scaletta. Non doveva partire con Berlusconi, tutti a dire se fosse partito con Bersani non sarebbe successo niente. Ma perché Bersani? E certo, Bersani non è mica politica. Siamo mica qui, ragazzi. Continua a dire sta cosa del Jaguar, cioè come sempre quella roba lì. Ma allora il problema non è parlare di politica. Perché se tu dicono è partito male con Berlusconi, parti con Bersani, ma allora il problema non è la politica. Il problema è parlare di Berlusconi. E allora scusate, ma ho sbagliato io a partire con Berlusconi o ha sbagliato questo paese nel 94 a partire con Berlusconi? Volete un po' d'acqua? Ma poi sai, Raffaella, partire... Sbagliare la scaletta. Allora, il giorno prima vi ricordo che questo signore aveva c'era quella di Green Power, non so se vi ricordo che gli aveva non so se vi ricordate che gli aveva proposto di andare a mettere dei pannelli solari o l'eolico e lui continuava a fare questo doppio senso, ma lei viene, ma quante volte viene? La sera prima ha detto andrei a Sanremo e andrei a cantare. Lo ha detto lui. Quindi come fai a non partire con Berlusconi? Con Fabio Fazio che dice, ha detto Fabio, di Verdini, Cosentino, Aznavour, che è perfetto, formidabile, canta SB. E poi sono uscito io e faccio, bubuscettete, vai a cagare, pirra! Cioè, no ma,
Fidatevi, era una partenza forte. È la commedia. Io a un certo punto ero lì che dicevo, ma io cosa faccio, no? Avevo a un certo punto preso le banconote. Volevo dire, bravo, sei stato bravo, prendi le banconote. Però, cosa facevo? C'era, scoppiava una rissa, andavo allo scontro frontale. Io non sono uno che fa le risse. Io scrivo commedie. Ogni venerdì, con Zalone e tutti gli autori che sono lì, fate un po' un applauso agli autori. Facciamo... Ci mettiamo qua e scriviamo delle commedie. Ceselliamo, abbiamo scritto fino a 20 minuti fa. No, così non funziona, cambia quello, metti quell'altro. Cioè, non ci fermiamo mai, sono commedie. La commedia inizia con una cosa forte, devi catturare il pubblico. Catturi il pubblico, poi è una parte centrale, la svolgi e alla fine l'epilogo. Io a Sanremo l'epilogo non l'ho fatto, ho portato via i coglioni prima perché Fabio... Dopo Montezemolo io devo continuare. Fammi detto, vai avanti, io non ho finito, non ti trucio. Mi sono andato via. Però è la commedia, io scrivo le commedie, scriviamo la commedia. Come i vecchi teatranti, no? Col carrozzone si spostavano, scrivevano la commedia, poi la rappresentavano. Certe cose funzionavano, altre meno, le riscrivevano. E questa cosa qua, facciamo questo noi. Sono un commediante, sono uno zingaro. Io devo fare le commedie. Oh, e anche questa sera abbiamo fatto una commedia. Che commedia è? Che cosa abbiamo fatto questa sera? Prego, vai, eccola qua. Allora, questa è una commedia pirandelliana, classico. Sono sei personaggi. Sono i sei personaggi in cerca di un elettore. No, sono personaggi questi qua o no? Per esempio, Berlusconi. No, ho sbagliato scaletta, cazzo, sono partito di nuovo con Berlusconi. Sbaglio sempre scaletta, ma com'è possibile? In ordine alfabetico c'è Berlusconi. Allora, Berlusconi, che tipo di personaggio è? In una commedia cosa potrebbe fare? Il Conte Max? Lo ricordate il Conte Max? L'ha fatto prima De Sica, poi Alberto Sordi. Sai, cos'è il Conte Max? È a metà tra un imbroglione e un seduttore, no? Lo vedi che lui ha la faccia proprio un po' seduttore, un po' imbroglione. Potrebbe essere il Conte Katz, no? Solo il Conte Katz può spedirci a casa questa lettera qua dell'IMU, il rimborso IMU 2012. Questo signore ha mandato a 9 milioni di italiani una lettera con scritto avviso importante rimborso IMU 2012. Sembra una lettera vera, no? Sembra una lettera vera dell'Agenzia delle Entrate. Invece no, è la solita puttanata elettorale partorita da un utilizzatore finale. Cioè, sembrava vera, poi invece la aprivi dentro, la busta c'era scritto per ottenere il rimborso, domenica e lunedì votatemi. Sì, sì, ridiamo. Ragazzi, facciamo una cosa. Gliela mandiamo una lettera anche noi. Non scherzo, sai, sulla busta ci scriviamo. Cioè, ma no, perché poi, ragazzi, scusate, io ora vi dico una cosa. A Genova ci hanno creduto. Sono andati tutti a chiedere il rimborso. Dov'è il rimborso? Fatemi vedere. Elezione a Genova, gente in coda per l'IMU. Tu mi dirai, grazie al cazzo, a Genova, beh, è ovvio, no? A Genova, se malauguratamente uno dice, oh, è stato un rimborso. C'è il rimborso! Il sindaco chiude le scuole, mette l'allerta 2, sai come quando nevica. Scriviamola anche noi, no? Scriviamo una bella lettera con scritto nella busta, complimenti, hai vinto le elezioni. Poi lui la apre e c'è scritto, per ottenere la vittoria passare dalla Boccassini con degli oggetti metallici ai polsi. Domenica, lunedì, ma anche martedì, mercoledì. Come fai a non aprire con lui? Quest'uomo qui racconta tante di quelle balle. Ma quante balle racconta? Racconta così tante balle che quando si presentava adesso in campagna elettorale diceva piacere Stefano. Cioè, è come Disneyland.
Disneyland lo sai che è palesemente finta. La vedi, Disneyland è finta. Ma ci vai apposta proprio perché è finta. Non è che poi ci rimane male se scopri che non era veramente un topo, ma dentro c'era un geometra di Los Angeles. Lo sai, ci vai apposta. Bersani. È il momento di Bersani. Bersani che personaggio è? Bersani potrebbe... Io ho già detto tutto su Bersani, non so più cosa dire. Tu mi direi perché su Berlusconi l'hai detto poco. No, hai ragione. Bersani sembra un personaggio felliniano. Sembra, sai, quei barbieri in Amarcord. C'era il barbiere che tagliava i capelli. Taglia i capelli. Poi ogni tanto, tra un taglio e l'altro, andava fuori. Sai, quei personaggi che guardano il cielo e fa... Sa che non nevica mica. Chiudeva la porta, boom, 2 metri di neve. Sai, quelle robe... Non ci azzecca mai. Per azzeccarci deve dire l'ovvio. Ora vi faccio vedere una cosa, ragazzi, bellissima. Ora sentite l'analisi che ha fatto in questa campagna elettorale. Era l'altro ieri a Palermo, credo. Prendete carta e penna, ve lo dico, perché il ragionamento è complesso. No, non è facile. Tra l'altro, quello che sto per dirvi... Acqua. Forse vuole un po' d'acqua, perché quello che sto per dirvi è potrebbe spostare voti. Mi arriveranno delle multe. No, ve lo dico, perché... Sto violando qualsiasi regola di par condicio. Ma uno questo mestiere lo fa anche per questo. Cosa vuoi che ti dica? Io credo che questa analisi resterà negli annali della storia della politica, perché per comprenderla bene ci vorrebbe un Umberto Eco, sai, un Paolo Mieli. Vabbè, oh, facciamoci forza. Sentiamola, vai. Il messaggio è: primo, o vinciamo noi o vincono loro, il meccanismo è quello. Qui vince chi arriva prima. Il meccanismo è quello. Dunque, pare che Mieli, Paolo Mieli, dopo aver sentito questa perla, abbia commentato: e grazie al cazzo. Ma ora... Ma tu pensa ai siciliani che erano lì, che... Questo è un Machiavelli, proprio. Ci vorrebbe, sai, per capire, guarda, che per capire il cervello di Bersani è complesso, Credetemi, siamo in Sicilia, ci vorrebbe Grillo, ci vorrebbe, come si chiama? Zichicchi, per capire il cervello di Bersani ci vuole Zichicchi. Pensate alla scienza. Che cos'è il cervello? Cos'è il cervello? Ecco, la scienza. La scienza sa, pensate al cervello dell'essere umano. Essere umano o non essere umano? Cioè, ecco, i neuroni. Pensate che le sinapsi e i neuroni viaggiano alla velocità della luce. Nel cervello di Bersani i pensieri vanno a piedi. Con l'infradito. C'hanno... Pensate alla scienza. Ragazzi, il meccanismo è quello. O vinciamo noi o vincono loro. Di qui non si può scappare. Pensate come si formano. Come... Come si forma nell'universo i pulsar. Se ascolti troppo Bersani, la testa ti pulsa. Ecco, questa non è scienza, questa è emicrania. Pensate cosa diceva la prima legge della termodinamica. Dice: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto, pensate a questa scienza, si trasforma. Ecco, tu voti per Vendola e ti ritrovi al governo Casini. Secondo l'equazione E uguale MC al quadrato, dove E sta per elettore e MC sta per... Ma che cazzo? Se no, Zichicchi sembra un po' ingroia quando parla, Però ingroia è differente, perché Zichicchi dice: pensate, la scienza, questa è scienza. Invece ingroia è più basso. A questo pluriatismo... E sul movimento, cioè... C'è questa cosa. Ingroia, ragazzi, guarda qua, ingroia.
o ingroia è una figura epica. Avete presente l'epica, no? Nell'epica i personaggi incarnano una caratteristica precisa, una sola. Hanno una caratteristica umana, quella è, e hanno solo quella, non hanno sfaccettature. È quella roba lì, precisa, e basta. Ulisse, l'astuzia. L'astuzia è così, non lo so. Ettore, la lealtà. Manda avanti il petto, picchiami, no? Achille, la forza. Penelope, la fedeltà. Non lo so. Ingroia e la voglia. C'ho voglia. Ingroia è un personaggio tipico della mitologia greca. Ingroia, figlio di Giunone e di Unghiro. Ingroia. Ingroia, metà uomo e metà dorme. Canna mio diva del pigride ingroia, lira mai festa, e infinite tutti addussa gli aghei. Signor Achille, lei riconosce questo tallone? Dottor Ingroia, vuole fare l'ultimo appello agli elettori? Perché, insomma, spiegare perché dovrebbero votarla. Ma ora no, sì. Eh sì, mancano... Ma ora è finito. No, anzi, mancano ancora 2 ore. Faccia l'appello agli elettori. Ma... Sì, faccia, deve convincere gli elettori. Perché uno dovrebbe votarla? Allora... Perché siamo un movimento, in grado di fare con impeto e foga sì. E battaglie. Sì, battaglie, sì. Che servono al paese. Sì, vabbè, però... All'interno del movimento, che sono... Ci sono personalità forti che sì. Rappresentano tutte quelle categorie che piacciono tanto ai giovani. Ah, ma tipo chi c'è? Le solite categorie. Vabbè, no, i soliti, ci dica chi c'è nel movimento. Ma sono sempre quelle. Ma sì, vabbè, lo dica, guardi che deve convincere gli elettori. Chi sono, chi c'è nel movimento? I pacifisti. Sì. I no global. Sì. I precari. Sì. I vegetariani. I buddisti. No, ma... I California Dream Man. Ma no. E i Barba Papà. No. E basta. Sono i soliti. Monti. Il momento di Monti. Monti, ecco, Monti che personaggio è, ragazzi? Monti è la tinca. Monti nelle commedie è la tinca, dai. È il personaggio noioso. È quello che quando entra a fare il monologo in teatro mandano tutti i messaggini, sai? Dice, mi scusi, ma siamo a teatro. Lo so, ma mi fa due coglioni così, mi scusi. È un personaggio scritto male. Ora io non so se è scritto male, ma non entra nella parte, sbaglia le battute, è confuso. E pensare che Napolitano gliel'aveva detto. Gli aveva detto, Marione, con viva e vibrante soddisfazione, te lo dice Giorgione tuo. Non ti gettare nella mischia, rimani super partes così come sei. E lui ha detto, tranquillo, sono preside alla Bocconi, conosco la sobrietà e la misura, non perderò la testa. Si è voltato Napolitano un secondo, l'abbiamo visto da tutte le parti, fare i sughi, accarezzare i cani. Ha detto tutto il contrario di tutto, che in Lombardia appoggia Albertini, ma forse anche Ambrosoli, che Bersani va testato. Ha detto che la Merkel non vuole il PD al governo. Fatemi vedere il titolo. Merkel. Monti dice, Merkel teme una vittoria PD. Lei, mai detto. Forse veramente ha scritto male, è fuori parte. La campagna elettorale non appartiene a uno come Monti. Monti sta alla campagna elettorale come Fassino sta al 6 nazioni di rugby. È fuori parte. Lo sai che se gioca rugby si smolecola Fassino. Sapete però, ora ti dico una cosa. Sapete cos'è che salva Monti? Avere alle spalle della gente forte, delle macchine da guerra. Avere gente come Gianfranco Fini.
Ora vi faccio vedere Gianfranco Fini a un comizio ad Agrigento. Ditemi se non è una macchina da guerra. Guarda, non c'era nessuno. Nessuno. In prima fila ci sono i bambini. Gliel'hanno lasciati i genitori. Stai un attimo lì con Fini, che papà, andiamo a fare la spesa. E torniamo subito. Fini è... Sai com'è Fini? Fini è come la vasca delle palline nei centri commerciali, no? Tiene occupati i bambini. Ma è un servizio sociale. Finalmente fa qualcosa di utile. Poi chi c'è? Grillo? Grillo? Dov'è Grillo? Fammi vedere Grillo. Grillo? Grillo? Beh, Grillo... Non ho dubbio, un personaggio alla Kubrick. Ve lo ricordate Shining? Che c'era Jack Nicholson così, con il pugnale in mano. Wendy! Wendy, sto arrivando, porca puttana! Wendy! Casta! Sto arrivando, porca puttana! Pensa Napolitano, se quello il Grillo, non so quando prendere. Pensa Napolitano. Lo facciamo la settimana prossima. Mamma mia, metti la via, la scrivania, prendi quella dell'IKEA, mondiamola con la brugola, che ci arriva, dammi i guanti quelli spezzati, togli il corazziere, prendi i rumeni, sai, lo facciamo, la settimana prossima lo facciamo, ve lo giuro, c'è Napolitano che arriva a Grillo al Quirinale. Beppe, io li voglio bene, simpatico, abitiamo a 100 metri, ieri tra l'altro ci siamo incontrati a Genova, eravamo tutti e due in coda per farci rimborsare l'IMU. Allora... Dai, Grillo è un vulcano, è pieno di idee, dai, su. Riempie le piazze, convince tutti, dai, su. No, io ho solo una cosa. Io mi sono fatto una domanda. Se gli viene un'influenza, cioè se si ammala lui. No, ma si ammala è brutto, perché non bisogna... Ecco, se lo rapiscono gli alieni. Tolto lui, chi c'è? Con tutti bravi ragazzi, tutti bravi ragazzi. Per carità, hanno delle belle facce, sono entusiasti, anche troppo. Ora vi faccio vedere questo signore qua, questo Francesco Perra, candidato in Sardegna del Movimento 5 Stelle. Sentite cosa dice sui matrimoni gay. Vai, il problema è perché il matrimonio, cioè, essendo un'istituzione che ha sempre riguardato l'uomo e la donna, sì? Come fai a farlo, a istituirlo anche per persone dello stesso sesso? Allora, siamo nel terzo millennio, allora sì? Cambiamo anche il concetto del matrimonio. Ma allora, a quel punto possiamo anche sposarci in tre, potremmo anche sposarci con il nostro animale, perché ci sono persone che hanno un rapporto affettivo con i propri animali, molto forte, è vero. Molto forte, è vero. Ma cosa cazzo? Ce lo vedete questo signore quando andare a parlare con Orlando o Obama sui... Che ne capra compris, hein, qu'est-ce que dit le monsieur, hein? Il a reçu, ma non, bébé, grillon, hein, c'est trop. E l'hanno rapito gli alieni, se abbiamo questo qui. Sai che io forse ho capito perché Grillo gli dice di non andare in televisione. No, ora voglio dire, Beppe, va bene sceglierli dal basso, ma qua hanno tribellato tanto, eh. Beppe, mi raccomando, tieniti in salute, ti prego. Comunque la vera sorpresa di questa campagna elettorale è questo signore qua. Questo signore qua, beh, lui è un fenomeno, ragazzi. Questo è un fenomeno. Lui è evidente, è uscito da... È un personaggio uscito da una commedia di Molière. Lui è il laureato immaginario. Cioè, è una roba, a me fa paura. Ha detto di aver preso un master a Chicago. Non era vero. Ha detto che aveva una laurea in economia. Non era vero. Ha detto che aveva una laurea in giurisprudenza. Non era vero. Ma guardate come si è giustificato. Mi fate vedere come si è giustificato, per favore. Ecco, Giannino scoppia in lacrime. Il master è come se... Io ho talmente abbracciato le teorie degli economisti della scuola di Chicago che le ho fatte mie... E per me è diventato automatico. No, però ragazzi, solo nel paese delle meraviglie succedono queste robe qua, dai. Ma allora io cosa scrivo? Allora io mi scrivo sul curriculum, io mi scrivo
premio, che ho preso il premio Nobel per la medicina perché una volta ho letto tutto il bugiardino della tachipirina, che la sento proprio come se l'avessi fatta io. Ci scrivo anche che sono diventato sindaco di Vienna, perché una volta ho letto la ricerca della ricetta della Sacher Torte è entrata a far parte di me. Ma sono cose che ho fatto da giovane, quando giocavo nel Real Madrid. Comunque. No. Ha detto che era andato lo Cecchino d'Oro con Mago Giurlì. E non era vero. Nemmeno lo Cecchino d'Oro era vero. Ma scusami, Mago Giurlì, Giannino, non ho mai cantato lo Cecchino. Ma non è un paese meraviglioso? Ecco, guarda, Mago Giurlì. Ma non è un paese delle meraviglie? Un premier, un candidato premier smentito da Mago Giurlì. E quello più vestito normale è Mago Giurlì! Giannino, ci sono delle medicine che fanno miracoli al giorno d'oggi. Io non sono uno psichiatra, io ho una proposta, eleggiamolo. Così il primo giorno di Parlamento sanno dove trovarlo, perché sicuramente uno così lo stanno cercando. Sai, quegli uomini vestiti di bianco, un po' corpulenti. Però sì, ridiamo, però ragazzi, è il paese delle meraviglie, è una roba... Sembra un pupazzo Giannino, sembrano tutti dei pupazzi, perché Maroni non sembra un pupazzo. Vai. Poi parla in un modo così strano. Ora sentite come si è espresso per dire che in campagna elettorale lavora tanto, no? Senti cosa dice. Senti, vai, fammi vedere. Intensissima, mi piace molto, sto girando come un matto, i prossimi matto. Giorni saranno H24 fino a venerdì a mezzanotte in punto. In punto? H24? Sei scemo, T14? Come si fa? Cioè, non so, H24, cosa dici? Ora guardate come ha parlato un comizio a Milano, era con Berlusconi, ditemi se non sembra un po' pazzo, lui parlava e guardava Berlusconi così. Senti, vai, fammelo vedere. E poi, Presidente, noi in qualche modo siamo condannati a vincere. Non possiamo lasciare questo paese alla sinistra. Io non voglio vivere in un paese dove sono spiato continuamente, dove c'è qualcuno... Io non voglio vivere in un paese dove c'è qualcuno che mi può prendere e fare cosa? Fare cose inenarrabili se io la penso in modo diverso, parlo di certe procure. Io non voglio vivere in un paese dove c'è qualcuno che decide per me, per esempio, a che scuola io devo mandare i miei figli. Lo ridico, è tutto dal vivo, cioè io sono dal vivo, interagirò con dei... No, perché tu dici, come fai a fare quello? Allora, io sono dal vivo, via! Noi della Lega vogliamo intercettare il voto degli indecisi e per quello, su mia proposta, abbiamo lanciato lo slogan «Adotta un indeciso». Vogliamo deindecisionizzare la macroregione del nord, una macroregione del nord startupizzata, deanzianizzata, demafizzata, ed è per quello che governeremo senza condizionamenti, giorno e notte, H24. Noi della Lega... grazie della Lega. Noi della Lega pensiamo di governare senza le alleanze di convenienza, senza i Berlusconi di turno. La parola d'ordine è una Lega deberlusconizzata.
botta. Bobo scettete. Che figata, ci hai trovato paura, ci hai spaventato. Molto. No, stai tranquillo, dai. Non ti preoccupare, bobone mio. Mio bel crapù. Sì, che grazie. Bello che è. Sei privo di collo, lo sai? Sì, beh, lo no, so. Allora, cos'è che stavi dicendo? Scusa, fammi capire. Cos'è che dicevi la solita minata che siete autonomi? Com'è che hai detto? De berlusconizzata. De berlusconizzata, che figata. È un linguaggio nuovo per deanzianizzare, sì, la Lega. Sono, sì, tutti, sì, concetti che stiamo startupizzando. Poveri elettori della Lega, cosa avete fatto per meritarvi questo? Senti, Testun, guardami negli occhi. Ricordati che la politica si divide in due. Quelli che lanciano la pallina e quelli che, wow, wow, la vanno a riprendere. Tu cos'è che ti senti? Non lo so. Wow, wow. Bravo, Testun, hai visto che ce la fai? Vedi che se ti impegni riesci nelle cose. Tu sei quello che vuole prendere la pallina. Quindi adesso ridi la stessa cosa, un po' più precisa, tipo quello che abbiamo concordato ieri. Vai. Non me la sento, Silvio. Non puoi? No. Oh, guarda. È saltato il Piemonte. No, oh, il Piemonte è no. È saltato anche il Veneto. No, il Veneto. Oh, no. Bobo, fai ciao con la manina della macroregione. Macroregione, ciao. Sparita, non ti appoggio più. Oh, no. Ma che peccato. Bravo, allora ti prego, Bobo, dai, fai il discorso serio. Forza, vai. Noi della Lega non vogliamo vivere in un, bene, paese comandato dalla sinistra, dove ci spiano, dove ci fanno, sì, cose inenarrabili. Se non la pensi come loro, che i figli delle scuole non vanno, il nostro obiettivo è quello di decredibilizzarsi. E oggi la Lega, su sua proposta, mamma mia, è decredibilizzata. Decredibilizzata. Almeno Bosch diceva, ciò duro, ma si capiva. Decredibilizzata. Decredibilizzata. Mamma mia, come siete precipitati. È un dramma, è un dramma. Vabbè, comunque bravo, il mio lavoro l'hai fatto. Ti aspetto allora lunedì ad Arcole alle 9, puntuale, mi raccomando. Ciao, Testun. Porto le paste. Ma quali paste? Porta due amiche, testone privo di collo. Allora vengo depastizzato. Scusate, era Silvio Berlusconi. Dove eravamo rimasti? Noi della Lega vogliamo, dove è andato, che se governare senza Monti, con Monti, con Bersani, con Berlusconi, che mi sto introiattizzando, mi sono introiattizzato. Bobo, Bobo, guarda, mi sono introiattizzato. Se calmo, Bobo, va tutto bene, sono, sì, sono Umberto Bossi, guardami, guardami, tutto, sì, bene, respira, ciappa i fari, ricapitoliamo, universo, sistema solare, terra, terzo pianeta, Italia, Lombardia, Lega, Lega, macroregione, bravo, calmati. Cosa è successo? Non lo so, è arrivato un uomo, Silvio, mi fa perdere il carisma, mi ha decarismatizzato. Lo ha decarismatizzato? Mamma mia, mi sono messi male. No, a parte che te c'è il carisma di un calabrese di Innsbruck. Bobo, guardami, guardami negli occhi. Stai calmo, tu lo sai quante volte io ho dovuto dire sì a Berlusconi? No, quante? Ah, quante, sono 20 anni che dico di sì, ti prego, ma tu sei nuovo, tu devi avere le balle. Sì. Devi dirci di no, tu ce l'hai le balle. In questo momento mi sento deballizzato. Deballizzato? Sì. Le balle ce l'hai? Sì. Le balle? No. Le balle no. Le balle no. Le balle no! Le balle no! Come mai non c'hai le balle, ma prego! Ti prego, Umberto, aiutami, ti prego. Mi avevi detto che mi aiutavi, aiutami. Sì, scusa, ti devo aiutare, c'hai ragione. Ti prego. Allora, io ti aiuto, però tu guardami. Guardami, tu a Berlusconi non gli devi mai dire sì. Mi devo deissizzare. Deissizzare? Ma qui non ce la facciamo mica. Allora, tu ce la puoi fare, ce la fai? Sì. Oh, bene, questo, ce la fai? H24 ce la faccio, devo dire solo H24, no. H24, ma come male? Ce la fai, allora tu ce la fai? No! No, 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 ora, non mi devi non dire ora, no, scusa. Guardami, io adesso faccio Berlusconi. Sì. Arrivo da te e ti dico, vieni a cena da me lunedì? No! Bravo, esatto, bravo, così. E dico, vuoi fare mica passare il condone fiscale? No! Bravo, dai, che forse ce la fai. Il condone edilizio? No! No, sì, sei un pirla? No! Bravo, bravo, lo vedi che ce la fai? Attento, sta arrivando Berlusconi. No. Mi raccomando, tu dici sempre no. No, Umberto, ti prego. È nostra Lega, è noi della Lega. Rimani come Umberto, no, no, no. Ah, Bobo, senti, per lunedì? No. Appunto, esatto, no. Perché io lunedì non posso, quindi rimandiamo a martedì. Martedì sera alle 21, d'accordo? Sì. Bravo, sì. Ma allora sei un pirla. Sì. Io lo sostengo. Un pirla, sì. Un pirla, sì. Ta!
stato fuori tempo, uova. Completamente. Fuori non, tempo. Non ero temporizzato. Non è temporizzato, non mi rendete conto chi è che è la nuova segreteria startupizzata. Startupizzata. Anche ieri. Io me ne vado. Umberto, aspetta. Vai, Bobo, inseguilo, vai che sennò rimani solo. Umberto. Cosa volete che vi dica? La Lega è come una suocera. Rompe le balle, ma poi ci finisce sempre a mangiare insieme. Un pirla sì, la la budebo, un pirla sì, la la budè. Secondo tempo. Avete il secondo tempo della commedia. Allora, questo qui sono io a 9 anni. C'avevo i capelli. Ero al campetto della parrocchia. Giocavo a pallone nell'oratorio, no? Come tutti, come molti. Catechismo arrancavo, però di testa ero fortissimo, fortissimo. Il mio prete era Don Bertino. Don Bertino era un prete di parrocchia di periferia, sai, quelle parrocchie molto minimaliste, oggi potremmo dire minimaliste, molto giapponesi, molto feng shui. Non c'era niente. Sai quelle tovaglie rammendate, c'era Don Bertino, mi ricordo che una volta mia madre, figurati, questo Don Bertino stupendo, parlava, mia madre mi ha fatto vedere che c'era un buco nella calza. Ma è normale, cioè era un prete che stando vicino alle persone, gente che lavora nei quartieri popolari, c'hai questi preti qui che è bellissimo, sono vicino alle persone, no? Era un buon prete. E il mio sogno era fare il chierichetto. Come mi piaceva fare il chierichetto. Solo che c'avevo un sacco di rivali, perché c'erano gli altri chierichetti che erano molto più avanti di me in catechismo. Erano tutti precisini. E dicevo, voglio fare il chierichetto. E questi qua, ah sì? Allora in che mesi si siano sviolte le nozze di Cana? Ma Cana non si sposa sabato? No, sai. Come comincia la lettera ai Corinzi? Corinzi dove? È egregio dottor Corinzo? Non mi sembra... Io ero abituato a quelle chiese lì, a quelle piccole parrocchie, ma una volta mio nonno, un Natale, mi ha portato alla messa al Duomo di Genova, cattedrale col vescovo. Il vescovo aveva tutti i paramenti addosso, le stole, gli anelli, la tunica, no, la mitria, il pastorale, c'aveva tanti di quegli anelli, sembrava un incrocio tra Liz Taylor e il Cirque du Soleil. Era Natale e il vescovo parlava di Gesù Bambino e diceva che il povero bambino nella mangiatoia aveva freddo. Vicino a me c'era un altro bambino che all'epoca aveva molto più spirito di osservazione del mio. E in genovese mi dice, Mauri, guarda com'è vestito. Certo che lui, tanto freddo, non ce l'ha mica. E lì è cominciata la mia crisi. Da quella volta non ho più voluto fare il chierichetto. Mi sono dimesso. Non se n'è accorto nessuno, Mi sono dimesso. Queste dimissioni invece, ne sta parlando il mondo di queste dimissioni. E Ratzinger, dopo aver annunciato le dimissioni, ha detto non strumentalizziamo Dio per il potere. Che bella cosa che ha detto. Che bravo. Non strumentalizziamo Dio per il potere. Adesso ce lo dice. Con tutto rispetto, santità, non poteva accorgersene 2000 anni fa. Acqua. No, ma io voglio però capire una cosa. A chi si riferiva Ratzinger? Cosa vuol dire non strumentalizziamo Dio per il potere? Perché ci parlano sempre con dei giri di parole? Non è che siamo tutti teologi. Gesù non faceva così, mica ci girava intorno. Quando ha detto via i mercanti dal Tempio, non è che faceva perifrasi, no? Mica ha detto via le male sementi da leggiare. No, c'era un Tempio,
c'erano dei mercanti dentro. Tempio, mercanti, voi, sì, proprio voi, andatevene. Non strumentalizziamo Dio per il potere. Ma Don Bertino, cosa vuoi che strumentalizzasse Don Bertino? Guardate, scusate, Chiesa, 2.000 miliardi di immobili. Secondo il Sole 24 Ore, la Chiesa nel mondo supera i 2.000 miliardi di euro di immobili. Metà in Italia. In Italia un palazzo su 5 è della Chiesa. Lo IOR, che è la Banca Vaticana, è stata al centro dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni. Sindona, Calvi, indagini sul riciclaggio. Infatti, Don Bertino mi ha sempre parlato del diavolo, mica dello IOR. Non voleva spaventarmi con immagini troppo crude. Il nuovo presidente dello IOR, nominato la settimana scorsa da Ratzinger, è un finanziere tedesco che ha anche un'azienda che fabbrica navi da guerra. Guardate. Passo di ferro sullo IOR, alla fine arriva il tedesco e produce navi da guerra. Navi da guerra. Ricapitoliamo un attimo. 2.000 miliardi di euro di immobili. IOR. Banca, navi da guerra, Dio. Scovate l'intruso. E adesso spuntano anche i dossier segreti. No? Giochi di potere, lobby, dov'è? Sesso e carriere ricatti in Vaticano, dietro la rinuncia di Benedetto XVI. Giochi di potere, lobby, trame, maggiordomi, scandali sessuali, guerre fra cardinali, cosa sta succedendo? Devo dire che però qualcosina hanno cominciato a fare, un po' di chiarezza l'hanno fatta. Per esempio, guardate cosa ha detto Ratzinger un po' di tempo fa, il Papa, con Gesù non c'erano il bue e l'asinello e i pastori non cantarono. È questo che vogliono sentirsi dire i fedeli, perché... No, cosa gliene frega i fedeli dello IOR e della cosa? Sono cose che appassionano. Io voglio sentire se c'era il bue. Ieri io e mia moglie abbiamo parlato tutta la sera, ma c'era il bue? Ma non lo so, io credo di sì, sentiamo cosa dice Ratzinger sull'asinello. Ma ve lo immaginate il Papa? Io me lo immagino il Papa, io me lo immagino lì. Cari fratelli, cari sorelle, ora io vi dirò tutto. Sullo IOR, voglio fare chiarezza sullo IOR. No, chi ha detto no? Guardia Svizzera 1. Perché no? Santi. No, perché no, no, meglio di no, il mondo non è pronto. Ah. Mm. È vero. Che stupido che siano, il mondo non è pronto. Allora, di cosa parlo? Qualcos'altro. Sì, ci sono. Scandali sessuali. Scandali sessuali. No, voglio andare un po' dentro a questa cosa di scandali sessuali. Lasciami andare. Il mondo non è pronto. Ah, non è pronto. No. Patrimoni immobiliari? No. Il mondo non è pronto. E allora, scandali no. IOR no. Bue e l'asinello? È pronto il mondo? Sì. Allora, bue l'asinello, io allora magari mi butto su quello, voglio fare chiarezza su questa cosa dell'asinello. Cari fratelli, cari sorelle, il bue e l'asinello non c'erano. Ora io ho un grande rispetto per Benedetto XVI, perché starà vivendo giornate difficilissime. Io me lo sono immaginato che si ritira da solo nella sua camera a pregare, cercherà consolazione nella preghiera e nella musica. Lui suona il piano. Io il piano non lo so suonare, non sono nemmeno papa, però me lo sono immaginato, sono immaginato così. E adesso vado via, voglio restare solo con la malinconia e senza maggiordomo. Sceglietevene un altro, finisce qui per me. Meglio se uno scaltro, vi spiego anche perché.
vita intera e dover lasciare questa splendida dimora. Voglio poi vedere il mio successore come se la cava con i giochi di potere, e vorrei urlare, cari miei prelati, dopo 2000 anni siamo quasi rovinati. Me ne vado certo, è un fatto grave, ora vi rinchiudo in un conclave e butto la chiave. Silvano Belfiore. Acqua. Bene. Adesso. Cambiamo argomento. Basta parlare di chiesa. Parliamo di potere. Dunque, allora, perché a pensarci bene, dov'è che siamo qui? Siamo in Lombardia. Beh, la Lombardia aveva anche la Lombardia un suo papa. No? Dov'è? Me lo fate vedere il papa? Ah, sì, la corruzione, eccolo. No, la Lombardia. No. Adesso Formigoni è accusato di associazione a delinquere e corruzione. Ecco, mi fate vedere adesso, sì, adesso che dovete farmi vedere per favore il titolo. Corruzione, la Corte dei Conti in Lombardia, più grave di Tangentopoli. E Formigoni è adesso accusato di corruzione e corruzione e... Bravo, associazione a delinquere. Non mi ricordavo associazione a delinquere. Associazione delì. No, perché vita nel lusso, dove sono gli articoli? Eccole qua, sì. Vita nel lusso, ristoranti stellati, champagne, pesce crudo gratis, contanti all'ex fidanzata, c'è di tutto, no? È accusato un po' di tutto. Addirittura creme di bellezza da scenò. Creme, vacanze, scene, champagne, ma come? Ma tutto a UFO? No. La domanda è, tutto a UFO? Ma lui li aveva visti gli UFO? No. UFO. Ma lui non si scompone mica. Guardatelo un po' qua, quando l'hanno intervistato, guardate. Buonasera. Sera. Era un commento in merito alle notizie che sono uscite, corruzione e associazione a delinquere. Sono molto soddisfatto che non mi hanno accusato di strage. Presidente, una domanda. Presidente, può rispondere alle domande? Presidente, può rispondere alla domanda? Presidente, può rispondere a una domanda sulle nuove accuse che le muovono? Presidente, è accusato di associazione a delinquere e corruzione. Bene. No, bene, no. Bene, mi aspettavo che mi accusassero, sì, anche di omicidio e strage. Ma cosa c'entra? No, perché? No, parliamo... Perché? Sì, non mi hanno accusato di meteoriti in Russia? Ma no, ma non c'entra. Maria Vittoria! No, ma parliamo... Pivoppi! Sì, stia calmo. No, no, ma... Perché? Parliamo e delle dimissioni del Santo Padre? Sì. Forse c'entra, no, ma qualcosa. Lasci stare. Parliamo... Formigoni. No, guardi, senta, secondo le indagini... Alt! Cosa c'è? Crema. Cosa? Subito, Presidente. No, no, la no, va... Presidente, la Maria Vittoria. Presidente. Allora, perché no, ma deve rispondere alle domande. Cos'è? Allora... Risponda alle domande. Allora, no, siccome siccome ho una screpolatura. Sì, ho capito, ma pellare. Sì. Ogni 5 minuti mi devo incremare. Va bene, ho capito. Allora mi incremo perché così se lei mi dà la mano, sì, io sguscio. No, faccio... È vero, va bene. Allora, però senta, è lo sgusciamento della regione Lombardia. Sì, ho capito. Ma è il famoso sgusciamento della regione Lombardia. Sì. Ogni regalia
formigoni, sgucia via. Ho capito, ma queste sono le famose creme da 200 euro? No? Ma e allora? Chi paga? Chi le paga? Fanno parte del pacchetto. Il pacchetto? Che pacchetto? No. Ma cos'è il pacchetto? Perché lei è così avulso dal mondo? Ma lei ci deve spiegare. Ma mi dispiace per lei. Ma lei deve perché è un bravo giornalista. Ma lasci stare cosa sono io. È un bel uomo, vero? No, ma lasci stare. Però lei deve... lei è un pirla. Guardi, può anche darsi, però allora, lei deve rispondere. Allora, lei chi paga queste creme? Stia calmo, posso parlare? Sì, sì, prego. Bene. Però dia delle motivazioni. Posso parlare, sì. Bene. Ma stia calmo. Se lei va a Sharm el Sheikh. Dove, scusi? Se lei va a Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh. Ma cosa c'entra Sharm el Sheikh? Sì, vabbè. Allora, quando lei prende una coca, sì, a Sharm el Sheikh, non è che poi dice quant'è? Niente, perché è nel pacchetto. Ah, ma ho capito, ma quelli sono pacchetti delle... Alle 4 c'è il tramezzino. No, la Maria Vittoria ne mangia 4. Sì, ma chi dice poi quant'è? Niente, tranquilla, perché è nel... Pacchetto. Perfetto. Vuole fare l'idromassaggio? Ma io ho fatto l'idromassaggio formiconi, sarà quindi... forse omosessuale. Ma lasci stare la sua... No, chi se ne è tutto nel pacchetto. Ho capito. Ma cos'è sto pacchetto? Scegli, prendi, godi. È facile. Ma cos'è sto pacchetto? No, ma non... Se lei va in vacanza a Sharm, c'è il pacchetto Maldive, il pacchetto Reggio... Io ho scelto il pacchetto Regione Lombardia. Ho capito. È il formitour. No, ma che formitour? Senta, ma allora le vacanze, le barche, le cene... No, tutte queste... Cosa c'è? Ci sarebbe il cocktail delle 22, shakerato, agitato o non shakerato? No, ma cos'è il cocktail? È agitato o non shakerato? Ho capito, ma perché? Ma no, è shakerato. No, lo porti via, mi scusi, perché avevo detto agitato o non shakerato, vada, okay, vada. Ma non lo paga? Non lo paga? Che tristezza, metta a seguire lui con gli spicciolini. È nel pacchetto. No, ho capito, ma lei non paga niente, no, perché secondo l'accusa lei non paga mai niente. Non utilizza il suo bancomat da 10 anni. Cioè, non paga mai. Caro mio bel signore, sì, io sa perché mi metto la crema, un po' di crema in viso, per favore. Ma lasci stare adesso. Perché deve sapere che io, se tocco il denaro, sì, mi vengono degli eritemi muscolari. No, vabbè, ma guardi, non questa veramente non è credibile. Mi vengono degli eritemi, no, infatti mi viene il fuoco di Sant'Antonio. Ma lasci stare. Infatti l'altra volta ho detto, mi sono proprio rivolto a Antonio. Antonio, perché? Cosa mi vuoi dimostrare? Si parla di 177.000 euro spesi nel ristorante di Sadler, di champagne costosissimo che lei avrebbe consumato senza mai... Allora, secondo, ora le faccio una domanda. Secondo lei, Gesù, allora, perché Gesù, sì, quando andava al ristorante, perché ordinava solo acqua? Ma cosa c'entra adesso l'acqua? Perché Gesù poi lo trasformava in vino, ma lui pagava solo l'acqua. No, ma no, ma lasci stare. No, guardi, no, no, no. E beveva vino, perché aveva il pacchetto. No, Presidente, allora, ma tutto bene. Non aveva il pacchetto. No, ma no, ma no. Siccome Gesù amava il vino della casa. Sì, ma lasci stare. Io... ho il palato fino, preferisco lo champagne. No, ma guarda, ma si parla anche di tante somme alla sua ex fidanzata, più di 300.000 euro, a Emanuela Talenti. Frequentava una ragazza e allora? È la sua fidanzata. Ma 300.000 euro? 300.000 euro? 300.000 euro, forse Formigoni aveva una ragazza per coprire la sua omosessualità. Ma lasci stare, ma chi, non è forse questo... gli serviva una fidanzata per far girare denaro sporco. Cosa ha detto? Andavo per paradossi, paradosso. È un paradosso. Però parliamo allora di quel finanziamento di 600.000 euro da Maugeri. Anche quello fa parte del pacchetto. Fuori del pacchetto. Ah, quello non era il pacchetto. In che allora, senso? Allora, lei è mai andato alle Mauritius? Ma lasci stare, quelli sono viaggi. Dobbiamo parlare di politica. Lei è mai stato nel resort delle Mauritius? Io no, non sono mai stato. Quando lei capisco... arriva nella sua suite, non so lei dove va, ma si trova... Io non ci vado lì. Vado. Sono regali extra pacchetti. Perché lei trova i petali, un accappatoio, le ciabattine, le caramelle, la frutta in camera, capito, e 600.000 euro sul letto. Sono extra pacchetto. No, non so, guardi, è un pacchetto. No, guardi, è fuori Presidente, dal pacchetto. Posso dire, siccome lei avrà solo il cioccolatino sciolto, va bene, lasci stare, lo sfigato, un problema suo. Presidente, la sua versione fa acqua da tutte le parti. Ci dica la verità. La verità? Dica la verità. Che ridere che mi fa il signore. Ma non rida, dica... Ma qual è la verità? Qual è la verità? Cosa fate? Ma... Lei ha la verità in tasca, signore mio? No. Ci sono tante versioni della verità. Anche il Vangelo, mica c'è solo una versione. C'è il Vangelo secondo Giovanni. C'è il Vangelo secondo Matteo. Si rilassi. Ma io sono rilassato. Entri nel mood. Improvvisi. È come il jazz. Ma che jazz? Sono diverse versioni. C'è la versione di pancia, c'è la versione di testa, c'è la versione di cuore. Ma la sua versione? Vuole la mia versione? Sì, cosa fa? Lei è veramente un pirla. Va bene, io sono un pirla, però noi vuole la mia versione. Cos'è? Cosa fa? La mia? No, ma la... Caro, caro giornalista di Repubblica. La sua versione? La mia è una versione intelligente. Cioè? Mi piacerebbe trovare
la versione. Mi farà passare la FIFA blu, io tanto fu al giorno Lombardia, è come una specie di mare, sono i pesci volanti, più che pesci volanti sono mazzette che volano, il pilone è lungo come una bizia, e vedi tu che mi hai tutti questi capelli blu, e la Lombardia si ride in barca morte, ma altronde va quanti inquisiti sono, bravo, studiato, sì, sette più, bravo, pirla! Grazie. Silvano Belfiore Band, i Gordi, Valentina, Andrea Zalone. Iappappappu, iappappappu. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento decisivo, dovete stare attenti, non devono esserci mappazzoni. Allora! 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 Muove solo questa cosa qua. Allora! Momento Nazareno! Tuo momento! Sì, sì. Tocca a te! E di tuo piatto, questo odore? Sì, chef. È la Woodstock delle mosche? Tra un minuto si radunano a migliaia e fanno la tre giorni di pace, amore e merda? Sì, chef. Stai diludendo. Nazareno, c'è delusione di diludendo. Senti cos'è questo rumore? No, è chef. Un Canadier pieno di delusione. Sta volando sopra. Ti butta delusione sopra? Tuo padre fa l'elemosina ai mendicanti con le monete fuori corso? Zerenno? Mm? Sei arrogante? Tuo Babbo Natale invece di portarti regalo faceva dito medio? Se io mangio questo muoro? Muoro? No. Perché muoro? Mangio questo piatto. Piatto sette passi come mamba, faccio sette passi poi muoro di mamba. Cosa hai preparato? Cos'è questo? Chef, queste sono tagliatelle di farro con ragù di dentice al profumo di cardamomo. Tu pensi che questo è un piatto di gnam gnam? Sai che se mio cane vede questo si arrampica sul tubo della tua doccia e quando tu arrivi apri doccia ti piscia in testa, tu sai questo? Sì, chef. Tua nonna era quella che andava in chiesa nel confessionale e faceva la puzzetta prima che arrivava a prete? Fai le scalette degli sketch mettendo Berlusconi all'inizio? Assaggio? Prego, chef. Oh my God. It's this of shit. Secondo te, questo di cosa può sapere? Di me? Di me? Menta? Fuochino. Inizia per me, ma la desinenza non è enta, è erda. Vai, mi stai deludendo. Anche mia disillusione dilusa, dentro delusione che ha dilusa una dentro e una matriosca di delusione. Vai. Mi spiace, sì.
Cecilia, tuo momento. Vieni, il momento di Cecilia. Come mai sento spirito di signora con falce che si aggira qua? Come mai? Sento presagio di muoro? Sento vento gelido come esorcista? Hai fatto degli errori tu, Cecilia, non sei brava col sale. Non dosi sale. Troppo sale, poco sale, niente sale. Il sale è il tuo problema, no? Cos'hai preparato? Orata al sale. Sei una razza aliena tu? Venuta sulla Terra per invaderci? Da piccola ti portavano al circo e i pagliacci piangevano? A scuola erano i professori che facevano l'assenza per non vedere te? Esprimo ultimo desiderio prima di assaggia? Oh my God. What a piece of shit. Io non sto credendo a cosa vedo, questo sentendo. Non sto credendo a vedendo, sentendo. Tu sai cos'è gusto di sale? No. Tu conosci gusto di sale? Sì, ma... Tu sai descrivere me gusto di sale? No, chef. Sai perché? Questo è zucchero. Scusi, chef. Hai sbagliato, sale con zucchero. Sei distratta, Cecilia? No. Pensi a tuo fidanzato? No. Sai dov'è tuo fidanzato? Brutto vedere tuo fidanzato che fa l'amore con tua mamma. Adesso cosa, capisci cosa vuol dire diludendo? Anche tua mamma ci sta diludendo. Vai, vieni. Ti viene il complesso di diludendo. Maria Vittoria. Allora! Palla di vetro prevede che hai cucinato piatto di merda! Tu dovrebbe preparare salmone marinato coi fiori di begonia e aglio con nevicata di formaggio di fossa suonando la fisarmonica. In 2 minuti e 8, cosa hai fatto? Questo, chef, salmone marinato con fiori di begonie e aglio con nevicata di formaggio di fossa. Però, ecco, invece della fisarmonica mi sarei permessa di suonare l'arpa celtica. Col salmone? Arpa celtica col salmone? Sei arrogante, Maria Vittoria. No, chef, però io pensavo... Tu pensavi? Tu pensavi che tua mamma da piccola ti mandava ripetizione per farti capire cartoni animati? Tu non devi pensi, tu devi cucina. Stai di attenta, Maria Vittoria. Sai cos'è questo strumento? È il merdometro. Perché io sono un merdomante, sai? Il merdometro è impazzito. Hai visto? Vai, per favore. Gagiolo, vieni. Vuoi rimandare Gagiolo? Facciamo prossima vita? Stai facendo l'imitazione di un essere umano, ma ti è venuta male? Prendi questo, dall'altra parte, tieni tirato. Tira. Bene, l'inaugurazione è fatta, possiamo dare inizio alla fiera della merda. Cosa hai preparato? Chef, io ho fatto un impasto di farina con una laccatura di pomodoro San Marzano, scaglie di siero di bufala, poi veli di prosciutto e dadolata di funghi. Questo piatto è vuoto? Sì, ma sta arrivando, chef. Grazie. Hai preso pizza a domicilio? Non ho avuto tempo di cucinare, chef. Mi prendi culo? No, chef.
Fai satira? Di cos'è questa? Che è la... È mia, chef. Napoli? Sì, è una tua. Napoli. Con le acciughe. Con le acciughe, acciughe. È tua. Sì, 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 sì. Sì. Peperoni? Mia. Peperoni. Grazie, chef. Sì. Kiwi, polpette, noci. Chi l'ha scelta? Mia, chef. Mi stai deludendo. Sai cosa succede quando mi stai deludendo? Devo dire che c'è Gad Lerner. Vai. Allora, adesso c'è Gad Lerner con Z. Beh, bravo, di che è finita puntata. È finita puntata. Ci vediamo? Ci vediamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Grazie. Gad Lerner Z. Ciao. Stai deludendo. Mi stai deludendo. Silvano Belfiore, Andrea Zalone, Sigordi, Carlo, Maria Vittoria, Cecilia, Graziano, Nazareno, Gargiulo, Andrea Zalone, gli autori, tutti. Grazie. Ciao.